piccolo aneddoto storico, perché come probabilmente in molti di voi si ricorderanno, questo coro è stato lanciato dopo la finale di Cardiff, quindi di fatto nella stagione 2016-2017, quando appunto abbiamo preso quattro scopole dal Reale, ed è sempre giusto ricordarlo perché vuoi o non vuoi purtroppo fa parte della nostra storia. E piccoli cenni storici, no? Riguardo coloro che in quella circostanza avevano di fatto ideato questo coro, che sono stranamente quelli che questa sera l'hanno preso nel culo. In campionato sono arrivati settimi, e questa potrebbe essere vista come una coincidenza. L'unica piccola variabile è che tecnicamente noi sul campo siamo arrivati terzi, proprio davanti a loro, tra le altre cose, però di fatto questo è. Anche loro erano in Europa League in quella stagione, però sono usciti nella fase a gironi prendendo schiaffi in faccia dal Birsheva, andata e ritorno, dallo Sparta Praga e dal Southampton in Coppa Italia. Purtroppo quest'anno loro ci hanno sbattuto fuori in semifinale, anche se oltre al loro merito, che evidentemente c'è nel momento in cui hanno alzato la coppa, noi ci abbiamo messo sicuramente del nostro per non giocarla, però appunto si parla di semifinale, mentre in questo caso loro sono usciti ai quarti, se non sbaglio. Contro la Lazio ero andato a recuperare oggi pomeriggio, ma non ci metto proprio la mano sul fuoco. Tra le altre cose, nella giornata di oggi abbiamo assistito tramite social più che altro a dei cori nei confronti della Juventus a Piazza Duomo, se non sbaglio, prima magari di avviarsi tutti quanti assieme a San Siro a vedere questa bella disfatta, ed è sempre meraviglioso. Striscioni come sarà una patteggiata, proprio per simbolicamente dimostrare che anche in giornate che dovrebbero essere, a prescindere da come finiscono, per loro di festa e da ricordare, il pensiero inevitabilmente va alla Juventus Football Club, ma non può essere nemmeno altrimenti, soprattutto quando poi vedi una delle massime cariche dello Stato che a Istanbul, con dei tifosi dell'Inter, canta il coro: tornerete, tornerete, tornerete in Serie B. E quindi, per forza di cose, come si può pretendere che dopo una disfatta che mi fa a dir poco godere dall'altra parte ci debba essere, per forza di cose, il silenzio? È impossibile. È una roba impossibile, perché quella volta, quando gli altri arrivavano magari settimi, magari noni, e noi perdavamo contro due tra le squadre più forti della storia, perché veramente tra il Real Madrid di Cardiff e il Barcellona di Berlino, cazzo, voglio dire, abbiamo beccato probabilmente gli unici veri grandi due squadroni dell'ultima decade puntualmente noi, perché ci mancherebbe altro. D'altronde la fortuna europea è quella che è. Magari sti qui andavano a vincere una Champions dopo aver affrontato nella fase di eliminazione diretta il torneo parrocchiale. Voglio dire, adesso va bene tutto quanto, ma c'è un limite a tutto. Noi, se perdavamo contro il Barcellona, sbattevamo fuori il Real Madrid. Se perdavamo contro il Real Madrid, sbattevamo fuori il Barcellona, magari il Monaco di Mbappé. C'è robe di questo genere, di Bernardo Silva, tutta questa roba. Voglio dire, no? Non puoi neanche pretendere che poi dall'altra parte ci sia il silenzio. Gli altri parlavano, 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 facevano schifo e parlavano. Comunque, anche in questa giornata, parte del pensiero inevitabilmente andava alla Juventus, e giustamente, nel momento in cui uno magari no, ti tira in causa. Alla fine di tutto bisogna rispondere: grazie Pep, grazie di cuore Pep. Giustamente, che cos'è? Un allenatore come te si doveva limitare a vincere la Champions League solo con il Barcellona, cosa che è stata abbastanza anche un tuo fardello negli ultimi anni? Beh, direi decisamente di no. Direi decisamente di no. Non ci si poteva limitare a questo. C'eri già andato vicino, sempre con il City contro il Chelsea, ma non lo nego. Lì non è che mi sia particolarmente dispiaciuto. Oggi mi sarei disperato invece, qualora ci fosse stato lo stesso identico esito. Mi sarei decisamente disperato. Invece che bello, invece che bello. Ma poi, sì, probabilmente l'Inter è quella che mi fa godere di più, è innegabile, anche proprio per una rivalità che si sente, non può essere neanche altrimenti. Però
Ma non mi fa neanche proprio dispiacere per il trittico, no? La rinascita del calcio italiano, vedete, tre finaliste italiane nelle rispettive competizioni UEFA, bello. Il Siviglia che ci ha dato una delusione, poi ci ha dato motivo di godere e tutto sommato va bene così, anche perché sono fermamente convinto che qualora fossimo arrivati noi in finale non ci sarebbe stato lo stesso esito. Non avrebbe alzato la coppa la squadra uscente da Siviglia Juventus in quella circo, qualora fossimo passati, ne sono fermamente convinto. Quindi, probabilmente anche quello è stato il male minore, il rimorso più grande di questa stagione che lascia tanti dubbi alla Juventus, indubbiamente sì, però un'era andata. Poi voglio dire, volevamo far vincere a commisso una competizione europea. Ha commesso du Bronx? Direi decisamente di no. Direi decisamente. Sarebbe stato probabilmente esagerato. Un portombrelli, che ancora non sappiamo se avremo possibilità di alzarlo noi in futuro, il portombrelli, che comunque consacrerebbe la Juventus come l'unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni UEFA, perché quella volta la Conference non c'era, questa è stata la seconda edizione, la terza qualora Čeferin, incattivendosi particolarmente, dovesse decidere no, di farla giocare alla Juventus, nel dubbio comunque sarebbe confermato definitivamente, sempre riuscire a vincerla, perché se i pretesti, i presupposti sono questi qui, sarebbe difficile, comunque ribadisci il fatto, unica squadra ad aver vinto tutte le competizioni UEFA e poi la Champions, che voglio dire, soprattutto quelli come mai tu non la vinci mai, pensavo, no? Riuscissero a spiegarci veramente come si fa a vincere le Champions League, perché è facile, no? Cantarle dal divano, ideare i cori dal divano quando magari si arriva settimi, quando magari si perde contro Birsheva, Sparta Praga, Southampton in Europa League, si esce ai quarti di finale di Coppa Italia, è facile inventare i cori, però poi bisognerebbe anche dar dimostrazione, di far spiegare, no? Di dimostrare come si fa a vincere. E invece no, oggi cazzo che ero io bello comodo sul divano a guardare gli altri, a prendere nota, no? Ho preso nota contro la Roma, un cazzo. Ho preso nota contro la Fiorentina, un cazzo. Ho preso nota stasera, figuriamoci, boh. Tutti, no, che te lo cantano, tutti, no, come se poi fossero in grado di dimostrartelo, poi puntualmente arriva il momento e non dimostrano nulla. È vero, il colmo è quando magari te lo cantano al Maradona, che quest'anno per la prima volta nella loro storia hanno giocato un quarto di finale di Champions League. Neanche da dire, no? Ne hanno vinta una nel 15-18, hanno giocato una finale 40. No, prima volta quarto di finale, però ti cantano il co come mai, quindi da loro non posso minimamente pretendere che mi insegnino come si faccia. Da voi sì. Porca Eva, da voi l'avrei quasi preteso, se mi posso per quasi preteso. E invece nulla, due vinte nel 15-18, ma tra l'altro, scusatemi un secondo, perché non mi ricordo se, ecco, scusatemi, nel 15-18 le prime due vinte, solo che vi consiglio la lettura di questo libro, che magari si può anche capire il perché. Ne sono state vinte due all'epoca con Ferruccio Mazzola, che insomma dà una bella spiegazione delle motivazioni che ci sono dietro. Una che se ci fosse stato il VAR, buonanotte ai sognatori. Quindi va bene così e boh, niente, zero spiegazioni stasera. Porca Eva, ragazzi, che roba veramente complicata. Di tutte queste squadre che ti cantano co come mai, ti pensano anche nel pomeriggio della loro finale che va a capire quando ci risarà, perché intanto il New York Times, ridendo e scherzando, fa articoli anche abbastanza particolari, se mi posso permettere, fa articoli anche un pochino così, il New York Times riguardo alla situazione economica, e sia mai che magari una volta che si sfocia oltre il miliardo buono, non ci debbano essere dei libri in tribunale, chi lo sa, però nel frattempo ancora non ci sono, mi sarei aspettato delle spiegazioni sul come riuscire a vincere e nulla. Vabbè, i presupposti c'erano anche, cazzo, il trofeo parrocchiale nella fase di eliminazione diretta, poi nulla. Vabbè,
Sarà per l'anno prossimo, non lo so, noi non ci saremo, quindi per forza, noi l'anno prossimo in Champions League non ne perderemo nemmeno una. Quelli che tanto parlano, quelli che tanto no, fanno la parte di quelli che spiegano come, vedremo, vedremo. Starò qui, tanto noi la Champions League dal divano, non per demeriti nostri evidentemente, ma per volontà altrui, mettendo su una porcata dietro l'altra, vedremo se a questo punto con un anno intero a prendere appunti. Ci sarà qualcuno che ce lo spiegherà. Sto giro non è andata, sto giro non è andata, vedremo magari l'anno prossimo come andrà.